Questa mattina ci troviamo nel quartiere di Pantano all'esterno della scuola primaria Chiara Lubic dove nella notte un gruppo di vandali ha tenuto un comportamento degno del nome che portano eh, entrando all'ingresso dell'edificio scolastico appiccando diversi fuochi che hanno generato eh, scompiglio e sicuramente un grande caos. Atti vandalici che risalgono alla notte a cavallo tra lo scorso weekend e questo inizio settimana e che hanno preso di mira all'interno della scuola primaria di Vianitti. I teppisti prima di tutto sono entrati, ma non mettendo l'ingresso. I vandali infatti lo hanno scassinato, ora il cancello non si chiude più. E frazione anche del portone della palestra che si trova all'interno dell'edificio. I vandali si sono poi divertiti ad appiccare diversi incendi in più punti della Lubic, disinteressandosi completamente del contesto in cui si trovavano. Dopo aver appiccato una serie di fuochi all'interno dell'edificio scolastico, i vandali hanno ben pensato di eh, aprire e scassinare questa scatola che conteneva l'estintore, estintore che poi è stato utilizzato per spegnere il fuoco all'interno della scatola ora ci sono solamente bottiglie di plastica e pezzi di plastica del contenitore rotto fuoco dunque domato con estintori di cui uno è addirittura scomparso come se ad un certo punto il branco si fosse accorto della crescente gravità dei danni la cenere del materiale didattico dato alle fiamme è finito poi ad intaccarsi su pareti lavagne banchi e pavimenti episodi incresciosi come questo lasciano una ferita aperta nella comunità ancora di più quando si tratta di scuole visti i valori e i principi che il luogo cerca di trasmettere accompagnando la formazione degli alunni. Questi atti vandalici sono spiacevoli in qualsiasi contesto. Quando avvengono all'interno di istituti scolastici, all'interno di un bene comune della collettività e nel luogo della formazione, sono ancora più dolorosi. Come amministrazione ci siamo subito attivati per comprenderne le cause e l'entità dei danni all'interno. Danni che si possono fortunatamente legare a una pulizia, intensa pulizia, all'interno dello stabile della Lubic, ma che non comporta la perdita di materiale informatico che potrebbe compromettere l'inizio dell'anno scolastico. Non si conosce ancora bene a quanto possano ammontare i danni, ma i sistemi di videosorveglianza ed allarme saranno i prossimi passi in avanti verso una maggiore sicurezza degli istituti scolastici della città. Non solo le telecamere possono essere un deterrente per questo tipo di azioni, Vandaliche, ma anche dei sistemi d'allarme, con il dirigente Bosio ci siamo già confrontati su questa tematica e insieme anche all'assessorato alla sicurezza che fa capo a Enzo Belloni e agli altri organi della Giunta, ci stiamo attivando per un controllo maggiore non solo sull'istituto comprensivo Olivieri, ma su tutti quelli che sono gli istituti scolastici della città.